una presentazione del professor Ignazio Andereggen, di nazionalità argentina e dottore in filosofia e in teologia presso la Pontificia Università Gregoriana, professore nella facoltà di teologia e di filosofia di questa stessa università. È impegnato come insegnante di metafisica e teologia nella facoltà di lettere e di diritto dell'Università Cattolica Argentina. È membro della Pontificia Accademia San Tommaso. Ha pubblicato diverse opere, tra cui La metafisica di San Tommaso e l'esposizione sui nomi divini di Dionigi l'Areopagita. L'introduzione alla teologia di San Tommaso, Hegel e il cattolicesimo, la psicologia e la grazia, e ultimamente ha pubblicato uno dei migliori volumi di teologia spirituale che si possono trovare in commercio, purtroppo in lingua spagnola, ma speriamo che sia al più presto tradotto anche in italiano e in altre lingue. Ha collaborato con noi in diverse iniziative di carattere teologico e apologetico. È uno dei più grandi studiosi del pensiero dell'Aquinate e uno dei più vivaci ed efficaci espositori dei suoi valori perenni. Grazie, Don Grazie Ignazio. padre dell'invito. Il tema che dobbiamo trattare evidentemente è molto ampio, dunque va al di là totalmente delle possibilità di esposizione in una conferenza come questa, niente meno che la modernità, tutta la modernità. Ci vorrebbero tanti corsi e non sarebbe esaurito il tema. La prima cosa che dobbiamo stabilire è l'oggetto della nostra indagine. Dunque, sarà centrata sulla linea filosofica principale che determina la nostra situazione. Leggeremo la modernità a partire dalla condizione in cui ci troviamo nei nostri giorni. Evidentemente, modernità è anche una possibilità che è stata persa. Infatti, era possibile che si sviluppasse un'altra modernità. Modernità è l'architettura grandiosa della Basilica di San Pietro che abbiamo qui di fronte. Modernità è la mistica di Santa Teresa d'Avila, di San Giovanni della Croce. Modernità è la magnifica evangelizzazione di America attraverso la cultura, che è stato uno dei frutti maggiori della cristianità attraverso quello che ha fatto Spagna. Modernità è lo sviluppo artistico che c'è stato in Italia nel Rinascimento, nel Barocco, eccetera. Qui parleremo della modernità in un senso molto preciso, cioè la modernità nelle linee essenziali che servono per capire come siamo messi oggi. In quale situazione ci incontriamo? Dunque, cercheremo di fare un'ermeneutica a partire dell'autocomprensione della modernità sulla base di quattro autori che hanno influito principalmente nella configurazione della nostra società contemporanea. In primo luogo Cartesio, che segna un punto di rottura con la tradizione filosofica anteriore. Poi Kant. Senza Kant è impossibile capire il mondo di oggi,
soprattutto nella sua configurazione più diffusa, attraverso l'insegnamento nelle università, nelle scuole, attraverso la diffusione delle idee nei mezzi di comunicazione sociale, il giornalismo, eccetera. Un altro autore ancora più profondo, ossia che influisce più profondamente nella nostra situazione odierna, è Hegel. Se Kant ha dato l'avvio ad un illuminismo diffuso, come quello che noi conosciamo, Hegel ha fatto l'interpretazione che ha più stravolto la vita degli ultimi due secoli. E poi un autore di un altro tipo, che però è stato molto importante nella prassi della vita della gente dei nostri giorni, cioè Freud. Sigmund Freud, che ha cambiato radicalmente il modo di vivere dei nostri giorni. E attraverso Freud, naturalmente, troviamo l'influsso di Nietzsche, un grande profeta in senso opposto al messaggio evangelico. Se dovessimo tracciare dunque le linee fondamentali della nostra situazione culturale odierna, potremmo far riferimento a 5 punti, anche se ci sarebbero altri da trattare. In primo luogo, la grande spaccatura che è già cominciata nel Medioevo attraverso il nominalismo. Tutti sappiamo di che cosa si tratta per quanto riguarda questa filosofia. La scolastica stessa ha cominciato una fase di decadimento che poi ha avuto frutti molto negativi. Un altro punto che caratterizza dal punto di vista filosofico la modernità è quello che potremmo chiamare il principio d'immanenza, dunque il riferimento all'uomo come assoluto, dal quale dipende uno sviluppo esagerato, sproporzionato dell'interesse per l'aspetto morale della vita, dunque un moralismo staccato dalla contemplazione e dalla spiritualità. Un terzo punto che riassume tutti gli altri è il primato della prassi sulla teoria, questo primato che compare molto specialmente nell'atteggiamento umano e anche nella filosofia, per quanto superficiale possa essere stata, dell'illuminismo. Ancora, in connessione specialmente con gli autori che ho citato, soprattutto gli ultimi due, Hegel e Freud, possiamo incontrare uno spirito di ambiguità, anzi uno spirito di confusione e perfino di ribellione e di disgregazione, che caratterizza non solo alcuni cospicui rappresentanti di questa modernità nella sua versione filosofica, ma anche la vita, la prassi della società contemporanea. E per ultimo, naturalmente, come frutto di questi punti che determinano la situazione profonda della vita moderna, troviamo l'ateismo e il materialismo. Le conseguenze culturali di questo tipo di filosofia che si è sviluppata nella modernità come linea dominante, ripeto, non è l'unica possibile, sono i seguenti. Dunque, in primo luogo uno scetticismo profondo, scetticismo che è già cominciato nella filosofia di Cartesio e di Kant, come vedremo più avanti.
unitamente a questo scetticismo un formalismo moralizzante, un formalismo tecnocratico, un formalismo politico e perfino diremmo nei nostri giorni purtroppo anche un formalismo ecclesiastico. Dunque la vita della Chiesa è stata profondamente segnata da questo primato del formale, l'imperativo categorico kantiano è una regola formale senza riferimento alla realtà che d'altra parte non è più conoscibile nella sua essenza. Un altro punto importante che possiamo indicare come conseguenza delle linee principali che determinano filosoficamente la modernità vincente è la perdita della contemplazione, soprattutto questa perdita della contemplazione del bello. Una possibile linea della modernità che era cominciata nel Rinascimento e che si era sviluppato a partire da una radice cattolica, a partire da una radice molto precisamente teologica, portava ad una contemplazione della verità presente nella bellezza. Ma questo dopo l'illuminismo, soprattutto dopo l'opera di Kant, è diventato impossibile. E così abbiamo ancora un'altra conseguenza che è una ricaduta dell'umanità nell'oscurità, anzi nell'angoscia psichica, dalla quale difficilmente, anzi non c'è possibilità di uscire veramente senza l'intervento della grazia divina. Dunque, da questi punti possiamo fare una diagnosi, anzi anche una prognosi per quanto riguarda la nostra cultura e la nostra civiltà moderne. Queste non sono più in grado di ricomporsi da loro. I principi filosofici che intervengono nella Costituzione della modernità contemporanea rendono impossibile, come vedremo, questa ricomposizione, questa autorestaurazione della cultura contemporanea. Solo la Chiesa, a livello mondiale, ha la luce e la forza per ricostituire la cultura nella misura in cui i cristiani saranno fedeli alla essenza della Chiesa stessa per influire profondamente sulla cultura moderna senza lasciarsi influire dalle linee dominanti di essa. Dunque, nella situazione caotica in cui ci troviamo nell'epoca contemporanea, solo la Chiesa avrebbe la forza e la luce di produrre un vero ribaltamento della situazione. Ma perché la Chiesa possa fare questo, naturalmente deve essere in buona salute, deve avere una compostezza dal punto di vista intellettuale e anche morale, dalla quale purtroppo siamo molto lontani. Se dovessimo riassumere le cause profonde di queste linee filosofiche che compaiono nella modernità e che approfondiremo in seguito sui testi di questi grandi autori, potremmo fare in primo luogo riferimento a un testo della Gaudium et Spes. Questo piccolo testo è molto importante, qui indica il Concilio che l'uomo ha un'intelligenza che è in grado di conoscere le essenze delle cose, che non si ferma ai soli fenomeni. Questo piccolo testo è molto importante perché troviamo nel Concilio un riferimento a Kant.
le parole fanno vedere che si tratta di un rifiuto della filosofia kantiana. Dice infatti al numero 15 della Gaudium et Spes, parlando dell'uomo: e tuttavia egli ha sempre cercato e scoperto una verità più profonda. L'intelligenza infatti non si restringe all'ambito dei fenomeni soltanto, ma può conquistare la realtà intelligibile con vera certezza, anche se per conseguenza del peccato si trova in parte oscurata e debilitata. Il riferimento a Kant è più chiaro nel testo latino: semper tamen profundiorem veritatem quae sivit et invenit. Intelligentia enim non ad sola phaenomena coarctatur, sed realitatem intelligibilem cum vera certitudine adispici valet, etiam si ex sequela peccati ex parte obscuratur et debilitatur. E perciò dice il Concilio che la nostra epoca corre un grandissimo rischio se non si destano uomini che abbiano una saggezza maggiore di quella che si è messa in atto in questa epoca moderna. Ciò richiede che tutte le attività umane possano essere restaurate a partire da questa sapienza profonda che richiede l'avvicinamento dell'intelligenza alla realtà delle cose, che non è più possibile, soprattutto a partire dalla filosofia kantiana che è vincente nella nostra epoca. Poi, se volessimo ancora più approfonditamente cercare le cause di questa situazione che abbiamo descritto dal punto di vista filosofico, dovremmo far riferimento alla magnifica lettera di Pio X Pascendi, che si riferisce al modernismo, naturalmente al modernismo ecclesiastico. Questo si applica però al neomodernismo, ma si applica anche alla filosofia moderna, perché i modernisti dipendono dalla filosofia moderna. Qui San Pio X precisa le cause di questo atteggiamento moderno negativo e ne individua due principali, che sono la curiosità e la superbia. Vedremo dopo come queste due cause sono attive nella formazione delle linee dominanti della filosofia moderna. Dice Pio X: di fatto l'immanenza dei modernisti vuole e ammette che ogni fenomeno di coscienza nasca dall'uomo in quanto uomo. Questo è ancora Kant, che è presente nella mente dei modernisti. Dunque, di legittima conseguenza, inferiamo che Dio e l'uomo sono la stessa cosa e perciò il panteismo. Finalmente, pari è la conseguenza che si trae dalla loro decantata distinzione tra la scienza e la fede. L'oggetto della scienza lo pongono essi nella realtà del conoscibile, quello della fede nella realtà dell'inconoscibile. Questo è ancora Kant. Il noumeno, per Kant, non si può conoscere. L'uomo deve fermarsi ai fenomeni. Orbene, l'inconoscibile è tale per la totale mancanza di proporzione fra l'oggetto e la mente, ma questa mancanza di proporzione, secondo gli stessi modernisti, non potrà mai essere tolta. Dunque l'inconoscibile resterà sempre inconoscibile, tanto per il credente quanto per il filosofo. Dunque, se si avrà una religione, questa sarà della realtà dell'inconoscibile, la quale realtà poi non possa essere, perché la quale realtà, perché poi non possa essere l'anima universale del mondo,
come ammettono taluni razionalisti, noi non lo vediamo. Qui il Papa sottilmente fa riferimento a un tipo di filosofia che in quel momento, nel 1910, non era ancora così palesemente presente come nella nostra epoca, è la filosofia dell'idealismo tedesco, che è entrata massicciamente nei nostri giorni nella teologia sia protestante che cattolica. Tuttavia i modernisti si ricollegavano segretamente con questa filosofia, perché ricostituivano nelle loro speculazioni il clima culturale che aveva prodotto la stessa filosofia idealista, specialmente quella di Hegel. Perciò si parla dell'anima del mondo, che è una specie di vita indeterminata del mondo, nel senso romantico che ha indicato Monsignor Gherardini, e anche in un senso razionalista che è quello proprio di Hegel. Subito il Papa passa ad indicare le cause. A più intimamente conoscere il modernismo e trovare più acconci rimedi a sì grave malore, gioverà ora, o venerabili fratelli, ricercare alquanto le cause onde esso è nato ed è venuto crescendo. Non ha dubbio che la prima causa ed immediata sta nell'aberrazione dell'intelletto. Quali cause remote, noi ne conosciamo due. Ne riconosciamo due, la curiosità e la superbia. La curiosità, se non saggiamente frenata, basta di per sé sola a spiegare ogni fatta di errore. Noi non abbiamo qui il tempo per spiegare come ogni filosofo della linea vincente della modernità rifiuta l'anteriore, perché ricerca una specie di sapere assoluto secondo il quale si troverebbe una spiegazione del mondo che gli altri non hanno potuto ancora avere. Anzi, specialmente Cartesio e Kant sviluppano l'atteggiamento di rifiutare tutta la tradizione filosofica anteriore, specialmente quella della scolastica. Perciò il Papa, San Pio X, individua dietro questa curiosità un altro atteggiamento, che è quello della superbia. Un solo individuo, un solo filosofo si sente in grado di giudicare tutta la storia dell'umanità, tutta la produzione, specialmente in campo filosofico e speculativo dell'umanità. Ma ad accecare l'animo e trascinarlo nell'errore, assai più di forza ha in sé la superbia, la quale, trovandosi nella dottrina del modernismo quasi in un suo domicilio, da essa trae alimento per ogni verso e riveste tutte le forme. Per la superbia, infatti, costoro presumono audacemente di se stessi e si ritengono e si spacciano come norma di tutti. Per la superbia si gloriano vanissimamente, quasi essi soli possiedano la sapienza, e dicono gonfi e petorutti: noi non siamo come il rimanente degli uomini. E per non essere di fatto posti a paro degli altri, abbracciano e sognano ogni sorta di novità, le più assurde. Per la superbia ricusano ogni soggezione, pretendono che l'autorità debba comporsi con la libertà. Per la superbia, dimentichi di se stessi, pensano solo a riformare gli altri, eccetera. Per giungere al modernismo non vi è sentiero più breve e spedito della superbia. Dunque, questa superbia non è solo il cuore di certe produzioni teologiche moderniste e neomoderniste, quali sono quelle che noi possiamo trovare molte volte nei nostri giorni, ma
Questa superbia è il cuore della stessa filosofia moderna, in quanto processo che ha stravolto tutta la cultura cristiana che proveniva dalla tradizione. Se noi analizziamo teologicamente il significato di questa successione di filosofi moderni che si superano ogni volta uno all'altro, potremo individuare il cuore dell'atteggiamento nel rifiuto della tradizione. E perciò dice il Papa, molto specialmente, puntando sui modernisti, ma questo vale a fortiori per quanto riguarda i filosofi moderni. A trarre poi in inganno gli animi, una doppia tattica essi usano. Prima si sbarazzano degli ostacoli, poi cercano con somma cura i mezzi che loro giovino ed instancati pazientissimi li mettono in opera. Degli ostacoli tre sono i principali che più sentono opposti ai loro connati. Il metodo scolastico di ragionare, l'autorità dei padri con la tradizione, il magistero ecclesiastico. Contro tutto questo la loro lotta è accannita. Deridono perciò continuamente, disprezzano la filosofia e la teologia scolastica. Sia che ciò facciano per ignoranza, sia che lo facciano per il timore, o meglio per l'una cosa insieme con l'altra, certo si è che la smania di novità va sempre in essi congiunta con l'odio della scolastica, l'odio della scolastica. Dal punto di vista intellettuale, questo non indica solo l'atteggiamento di fondo che possiamo trovare nei nostri giorni, in tante produzioni teologiche o pseudo-teologiche, ma è l'atteggiamento di fondo che troviamo alla base, negli autori principali della filosofia moderna, come vedremo, dai testi. E dice il Papa, ne vi ha indizio più manifesto che taluno cominci a volgere al modernismo che quando incominci ad aborrire la scolastica. Dunque, queste due cose vanno insieme, perché odiare la scolastica non è solo frutto di un'elaborazione mentale, è frutto di un atteggiamento interno. E il fondo di questo atteggiamento è il rifiuto della tradizione, come indica lo stesso Papa. Per illustrare questi pensieri prenderemo come esempio alcuni testi dei principali autori della modernità, almeno quelli che hanno più influito e che ho indicato. In primo luogo troviamo Cartesio, Renato Descartes, René Descartes. Nelle meditazioni metafisiche lui si separa consciamente dalla scolastica. Infatti comincia così. Il testo è importante perché fa capire l'atteggiamento interiore che c'è dietro l'elaborazione intellettuale. Lo leggo secondo la traduzione di Augusto del Noce, che ha capito molto bene il significato di questo testo di Cartesio. Secondo del Noce, dietro questa meditazione metafisica c'è una mistica, ma non è certamente una mistica positiva, non è una mistica che corrisponde alla fioritura, al perfezionamento della fede. Dice così Cartesio all'inizio del suo famoso testo. Non è da oggi soltanto che mi sono accorto che sin dai primi anni ho accolto per vere molte opinioni false e che quindi non può essere se non molto dubbio e incerto ciò che poi ho costruito su basi così mal sicure.
Ho allora giudicato necessario accingermi seriamente una volta almeno nella vita a disfarmi di tutte le opinioni. Ma quali erano le opinioni? Erano quelle che lui aveva imparato dai gesuiti, dove aveva studiato, cioè la concezione tradizionale della filosofia e della teologia. Disfarmi di tutte le opinioni a cui prima avevo prestato fede per ricostruire tutto dalle fondamenta. Ricostruire tutto dalle fondamenta. Questo è la modernità. La modernità che noi troviamo adesso. Non quella che sarebbe stata possibile se la fede avesse continuato ad informare la vita degli uomini culturalmente. Ricostruire tutto dalle fondamenta, seppur volevo stabilire nelle scienze qualcosa di fermo e di stabile. Ma siccome la difficoltà di questa impresa mi sembrava grandissima, ho atteso di aver raggiunto un'età così matura da non poterne poi sperare altra in cui fossi più atto a compierla, e questo me l'ha fatta differire così a lungo, che crederei ormai commettere una colpa se impiegassi ancora a deliberare il tempo che mi resta per agire. Qui compare un altro tema fondamentale della modernità vincente, cioè l'azione che è principale riguardo alla contemplazione, all'intelligenza della verità. E a questo punto Cartesio comincia una specie di processo di discernimento che in qualche modo scimmiota quello degli esercizi spirituali di Sant'Ignazio. Dunque si tratta di spogliarsi da tutte le passioni per trovare una pura razionalità. Oggi dunque, che molto a proposito per questo disegno, ho liberato il mio spirito da ogni genere di cure e che per fortuna non mi sento agitato da nessuna passione, e che mi sono procurato un sicuro riposo in una tranquilla solitudine, mi applicherò seriamente con piena libertà a distruggere tutte le mie antiche opinioni. Dunque sono quasi degli esercizi spirituali per spogliarsi dalla tradizione. Poiché la rovina delle fondamenta trascina necessariamente con sé tutto il resto dell'edificio, mi dedicherò anzitutto all'esame dei primi, dei principi su cui tutte le mie antiche opinioni erano fondate. E così formula la sua tesi che riguarda anche il genio maligno. Supporrò dunque che vi sia non Dio, che è assolutamente buono e fonte sovrana di verità, ma un certo genio maligno, la cui potenza è pari all'astuzia e alla volontà di ingannare, che abbia impiegato nell'ingannarmi ogni sua attività. Penserò che cielo, aria, terra, colori, figure, suoni, tutte le cose esterne non siano che sogni e illusioni, di cui egli sia servito per insidiare la mia credulità. Considererò me stesso come privo in realtà di mani, di occhi, eccetera, eccetera. Qui troviamo un atteggiamento che ricomparirà negli autori principali della modernità. In primo luogo lo scetticismo, che sarà fondamentale in Kant. In secondo luogo, questa volontà ingannatrice di cui parla esplicitamente Hegel e che poi ancora si farà presente nella filosofia di Nietzsche e nella psicoanalisi di Freud. Faccio semplicemente riferimento all'interpretazione molto adeguata di Del Noce. Questo non è un dubbio innocente, secondo Del Noce, è un dubbio radicale,
È un dubbio cattivo. Dietro questo dubbio c'è una volontà. I grandi filosofi che sorgono dalla linea di Cartesio, dopo Kant e Hegel, come Heidegger, hanno riconosciuto questa volontà. In Holzwege Heidegger dice che dietro il cogito cartesiano c'è un volo, un volere. Ma torniamo ad El Noce. Il giudizio è per Cartesio atto di volontà. Si deve considerare il dubbio metodico come opera della volontà. Ma anche qui è necessario guardarsi da un'interpretazione che ne smorzi il significato col ridurlo a un puro partito preso, a un semplice espediente metodologico. Al contrario, il dubbio cartesiano, continua Del Noce, ha il suo fondamento, primo, nella natura delle cose non abbastanza manifesta allo spirito per apparire evidente. In quanto opera della volontà, il dubbio appare come atto libero e assume quindi un carattere morale. La ricerca del vero implica un'ascesi della volontà che si libera dalle suggestioni sensibili. E il dubbio metodico può bene essere inteso da questo punto di vista come strumento di purificazione. Strumento di purificazione. C'è una rivoluzione interiore che si compie attraverso la filosofia moderna. Di questo sarà pienamente consapevole Hegel, il quale scrive la sua fenomenologia dello spirito proprio come un metodo di purificazione per arrivare al sapere assoluto superando la fede. Perciò dice ancora Del Noce: può essere bene inteso come strumento di purificazione. In qualche modo esso trasporta su un piano puramente intellettuale i caratteri di un processo mistico. Tutta la prima meditazione ci mostra quali difficoltà incontri questo esercizio del dubbio, dovendosi per esso rinunciare alla visione ordinaria del mondo. Dunque, è un cambiamento radicale, è un processo mistico per trasformarsi interiormente. Se noi non abbiamo consapevolezza di questo aspetto mistico che dietro la filosofia moderna non la possiamo capire fino in fondo. Dietro la filosofia moderna c'è un genio maligno, come dice l'iniziatore ufficiale di questa filosofia, Cartesio. E conclude Augusto Del Noce: la filosofia antica è dunque anzitutto aperta al reale, rivolta alla verità oggettiva. Il problema centrale per il filosofo moderno è invece la ricerca di una verità che si presenti al soggetto pensante col carattere dell'assoluta certezza. Ma dobbiamo andare avanti ad analizzare un autore molto più influente direttamente nei nostri giorni di Cartesio, ed è Kant. Kant ha scritto la Critica della ragion pura. Questa ha la pretesa di essere la metafisica definitiva che distrugge ogni metafisica anteriore piagata di errori. In Kant è presente l'atteggiamento cartesiano con l'aggiunta dell'ispirazione remotamente protestante della sua formazione culturale. Secondo Kant, come abbiamo già ricordato, la ragione non solo non può arrivare alla realtà intelligibile, ma soprattutto non deve
arrivare alla realtà intelligibile e non deve pretendere di arrivare alla realtà intelligibile. In Kant troviamo l'inversione della dottrina classica che proveniva da Aristotele. Secondo Aristotele, l'uomo ha una capacità metafisica per conoscere l'essenza delle cose, ma soprattutto per conoscere l'essere, e questa capacità metafisica, quando è portata a compimento, è per l'uomo anche la felicità. Dunque, è la soddisfazione ultima del suo desiderio profondo. La contemplazione della verità, la contemplazione di Dio, della causa del mondo. Per Kant, la ricerca della felicità, come ricerca della contemplazione metafisica, è la fonte dell'immoralità. L'imperativo categorico, come regola formale di tutte le regole, di tutte le leggi, ordina di non cercare la felicità, dunque di non cercare la contemplazione, perché questo produce conflitti nella vita degli uomini. Dunque bisogna rinunciare in favore della prassi, che è la prassi politica, e la prassi sociale è la moralità ridotta a politica. Ossia, perché siamo tutti d'accordo e non ricadiamo nelle guerre di religioni, nelle guerre fondate da concezioni diverse, dobbiamo abolire la metafisica, che significa per Kant anche la religione. La religione è una forma di metafisica. Possiamo fare qualche piccolo riferimento ai testi di Kant. Che mostrano questa concezione. L'uomo ha una tendenza metafisica, ma non deve seguire questa tendenza metafisica. In un genere delle sue conoscenze, dice all'inizio, nella prefazione alla prima edizione della Critica, la ragione umana ha il particolare destino di venire assediata da questioni che essa non può respingere, poiché le sono assegnate dalla natura della ragione stessa, ma alle quali essa non può neppure dare risposta, poiché oltrepassano ogni potere della ragione umana. E poi spiega che questo dà luogo ai conflitti, ai contrasti. Il campo di battaglia di questi contrasti senza fine si chiama metafisica. Da Kant in poi si tratterà di annullare la metafisica per promuovere il bene umano. Questa è la malattia radicale della quale noi soffriamo ancora. Malattia così radicale che è entrata purtroppo anche nel pensiero cattolico e nella teologia cattolica, la quale senza metafisica, anche se rimangono le parole, non è più cattolica. È una contraddizione, non può esistere una concezione cattolica e una teologia cattolica senza metafisica. Se Dio non è altro che la vita umana, Dio non esiste, Dio non c'è. Se la mente umana non ha capacità di raggiungere l'intelligibile, anzi, ciò che è immateriale, non è più possibile la fede, in assoluto. Perciò il Papa San Pio X quasi profeticamente indicava che questo rifiuto della scolastica significava pure un rifiuto della tradizione, con questo la distruzione della religione che si basa sulla rivelazione che ci arriva attraverso la scrittura e la tradizione. Ma non solo perché si tratta della rivelazione, ma perché si tratta di Dio così com'è conoscibile dalla mente umana. Se noi non possiamo conoscere Dio,
non è più possibile la fede. Dunque, l'introduzione di queste filosofie che si basano sull'atteggiamento e sulle dottrine kantiane è una vera catastrofe. E noi siamo immersi in mezzo a questa catastrofe, che non si può aggiustare semplicemente con mezzi disciplinari. Non si può aggiustare in un modo parziale, bisogna andare proprio alle radici. Se inseriamo Kant dentro il nostro pensiero cattolico, ci autodistruggiamo. Ma torniamo alla critica della ragion pura. Secondo Kant, ho preso ora questa via, l'unica lasciata aperta, e mi lussingo di aver trovato su di essa il modo di eliminare tutti gli errori che avevano sinora inimicato con se stessa la ragione, nel suo uso indipendente dall'esperienza. Dunque questa è la dottrina definitiva. Ormai non è più possibile la metafisica di Aristotele, la metafisica scolastica. Questa è la vera dottrina della ragione, dice Kant, secondo quell'atteggiamento molto bene descritto dalla Pascendi, cioè la superbia. Lui ha scoperto quello che nessun altro aveva scoperto prima. Posso dire che non deve sussistere un solo problema metafisico che qui non sia stato risolto. Nella critica della ragion pura, nel suo libro, relativamente piccolo, ha risolto tutti i problemi metafisici. Infatti ha distrutto la metafisica e l'ha rimpiazzata con quello che lui chiama metafisica, che è l'autoanalisi della ragione. Un solo problema metafisico che qui non sia stato risolto, o alla cui soluzione perlomeno non sia stata fornita la chiave. Lui se ne rende conto che l'aveva detto grossa, dunque aggiunge: mentre dico ciò, credo di scorgere sul volto del lettore un risentimento, misto a disprezzo, per delle pretese apparentemente così vanagloriose e immodeste. Eppure, esse sono senza paragone più moderate di quelle che un qualsiasi autore del più comune tra i programmi avanza, pretendendo eventualmente di dimostrare in tale occasione la natura semplice dell'anima, oppure la necessità di un primo cominciamento del mondo. Costui infatti si impegna ad ampliare la conoscenza umana al di là di tutti i limiti di un'esperienza possibile. Al riguardo, io confesso umilmente che ciò supera del tutto il mio potere. Non c'è esempio più chiaro di falsa umiltà, no? Dunque, questo, lui è umile, dunque, lui ha risolto tutti i problemi della metafisica, però subito aggiunge che lui è più umile di qualsiasi autore metafisico che si mette a spiegare quello che non può spiegare, ossia che Dio esiste, che esiste l'anima, eccetera. Nella presente ricerca viene sollevata la questione in quale misura io possa sperare eventualmente di costruire con la ragione quando mi siano sottratti ogni materia e ogni appoggio dell'esperienza. Qui è la grande contraddizione di Kant, perché questa esperienza non è una vera esperienza, è l'esperienza possibile, cioè un'esperienza che è dentro la ragione. E la scienza per Kant deve essere assolutamente a priori, deve essere anteriore all'esperienza, compresa la fisica, deve essere totalmente a priori, anteriore all'esperienza. Questo perché si vuole una certezza assoluta, la stessa certezza che voleva raggiungere da solo, rifiutando tutta la tradizione, Cartesio.
La metafisica, orbene, secondo i concetti che in questa nostra indagine daremo di essa, è l'unica tra tutte le scienze che si possa ripromettere una tale compiutezza, e ciò in breve tempo e soltanto con uno sforzo piccolo. Dunque, tutta la metafisica di Aristotele, di tutta la scolastica, è rimpiazzata da questa sua metafisica, che ha distrutto tutte quelle anteriori, e con i suoi principi che sono così certi, così chiari, si può organizzare un sistema ormai compiuto, fatto per sempre. Ci sarebbe tanto da dire su Kant, evidentemente qui non possiamo fare un'analisi di tutto il suo pensiero. Semplicemente citiamo a modo di riassunto e di conclusione, perché quanto tempo ho? 5-10 minuti. Va bene. Citiamo a modo di riassunto, dunque, questo suo riferimento a mettere ciò che si pensa nella realtà. Dunque, noi adottiamo come una trasformazione nel metodo di pensare, ossia il fatto che delle cose conosciamo a priori soltanto ciò che noi stessi poniamo in esse. Citazione letterale della Critica della ragion pura. Ma andiamo ad un altro autore che, se non è così diffuso come presenza culturale, data la sua difficoltà, tuttavia è molto influente, anzi è determinante, perché ha tirato le conclusioni dell'atteggiamento kantiano e lo ha potenziato. Parliamo di Hegel. Lui ha una visione molto ampia della modernità. La descrive in termini entusiasti, come una nuova aurora dell'umanità. Leggiamo nella Filosofia della Storia: il cielo dello spirito si rischiara per l'umanità. Con la pacificazione del mondo in un ordinamento statale che abbiamo visto, era connesso un altro più concreto progresso dello spirito verso una più nobile umanità. Si è rinunziato alla tomba, alla morte dello spirito, all'aldilà. Questo richiede un chiarimento. La tomba di Cristo. Questa tomba di Cristo è qualcosa di concreto. Lui è morto. Dunque i crociati, i cattolici, andavano alla ricerca del sepolcro di Cristo. Ma per Hegel questo significa anche l'Eucaristia. Dunque l'Eucaristia è qualcosa di concreto per i cattolici, non è la semplice fede, non è l'atteggiamento spirituale dei protestanti. Dunque il Medioevo era un'epoca in cui lo spirito era soggetto alla materialità, e perciò se da una parte aveva prodotto lo splendore della scolastica, che Hegel apprezza in quanto dottrina razionale, dall'altra parte aveva prodotto la corruzione della vita pratica. La modernità in che cosa consiste? Consiste essenzialmente nella liberazione, nella Befreiung. La liberazione è liberazione da ogni autorità, anzi, è liberazione da ogni realtà, specialmente da ogni realtà sensibile. Lo spirito è autosufficiente. Questo spirito si manifesta nella modernità come superamento della religione cattolica che aveva configurato culturalmente il Medioevo. Questo superamento ha il suo inizio nel protestantesimo, anche se Hegel non è protestante nel senso confessionale del termine. Non è né protestante né cattolico, vuole stabilire una specie di cattolicesimo protestante, ossia vuole stabilire una religione che sia presente nella cultura, che trasformi la cultura, ma che la trasformi dalla ragione e che la converta in ragione.
Questo non si può fare solo col protestantesimo, perché il protestantesimo ha un principio interiore. Si deve fare anche col cattolicesimo, perché è il cattolicesimo quello che raggiunge la realtà mondana, perché è presente nel mondo con le sue chiese, i suoi monasteri, con i suoi preti, con le sue strutture gerarchiche, eccetera. Perciò, dice Hegel, il principio del questo, che ha spinto il mondo alle crociate, si è ulteriormente sviluppato per sé nella modernità. Nella mondanità. Lo spirito lo ha dispiegato all'esterno e si è compiaciuto in questa esteriorità. La mondanità contiene il principio del questo, così come esso si sviluppa al di fuori della Chiesa. Lo spirito ha cercato dapprima nella Chiesa il compimento del questo, ma esso lo ha trovato infine in modo tale da escludere la Chiesa. La Chiesa però è rimasta ed ha conservato anche quanto in essa è elemento sensibile. Anche in essa, tuttavia, è avvenuto che tale elemento non è rimasto in lei come esteriorità, nella sua immediatezza, ma è stato trasfigurato e chiarificato nell'arte. Non abbiamo molto tempo, ma diciamo che per Hegel la Chiesa cattolica è necessaria. La Chiesa cattolica è necessaria come strumento di trasformazione razionale del mondo. Dunque, è una Chiesa cattolica che deve essere purificata attraverso il protestantesimo, lo dice esplicitamente. La vera Chiesa è la Chiesa razionale, non la Chiesa che punta un al di là, a un Dio separato del mondo. È la Chiesa presente nel mondo. Hegel non vuole distruggere la Chiesa cattolica, la vuole conservare nella sua funzione dialettica assieme al protestantesimo per trasfigurare la realtà mondana. Dunque, la vera Chiesa, secondo lui, è una Chiesa razionale, è una Chiesa che si realizza nella prassi del mondo, che vuol dire nella prassi culturale, nella prassi economica, nella prassi politica. Per questo è necessario che cessino le guerre di religione, naturalmente, e che si passi ad una tappa culturale, che per Hegel non è altro che l'apparizione dello spirito nel mondo. Ma di quale spirito? L'umanità ha acquistato il senso dell'effettiva conciliazione dello spirito in se stesso, e la buona coscienza nella realtà, la sua propria, nella realtà sua propria, nella mondanità. Lo spirito umano è divenuto autonomo e l'uomo si espande in attività che su questo piano non possono più mancare. In questa raggiunta autocoscienza dell'uomo non vi è ribellione contro il divino, ma vi si mostra la migliore soggettività che sente in sé il divino e che è compenetrata dall'autentico e che rivolge la sua attività a fini universali di razionalità e bellezza. Dunque, il cuore di questa spiritualità, secondo Hegel, è la libertà. Questa è la vera caratteristica della modernità. Dal punto di vista dogmatico non c'è differenza. Lui dice espressamente che la dottrina luterana è totalmente cattolica, secondo lui. No? Ma la differenza sta nella libertà. La semplice dottrina di Lutero è la dottrina della libertà. La dottrina asserente che l'uomo naturale non è come deve essere e con la sua interiore spiritualità deve superare la naturalità, eccetera. Dunque,
Secondo Hegel, la semplice differenza fra la dottrina luterana e quella cattolica sta nella tesi che la riconciliazione non può essere compiuta a mercé una cosa puramente esteriore, l'ostia, ma solo nella fede, cioè nell'orientamento dello spirito in tal senso e nella partecipazione, in quanto l'ostia viene mangiata fatta a pezzi. Lutero ha avuto anche pienamente ragione mantenendo questo elemento sostanziale, sia contro la Chiesa riformata, sia contro quella cattolica. E perciò dice Hegel, la dottrina luterana è quindi totalmente cattolica. Ma questa confusione che fa Hegel è molto importante per capire le ragioni profonde della nostra situazione attuale. Perché quando noi abbiamo introdotto, come si è fatto massicciamente adesso, la filosofia di Hegel nella teologia cattolica, abbiamo introdotto il principio della confusione tra protestantesimo e cattolicesimo in un modo molto più pericoloso che il sincretismo e che le manifestazioni superficiali di un ecumenismo non avveduto. Cioè, è una confusione intrinseca. Il cattolicesimo è protestante e il protestantesimo è cattolico. Questo vuol dire per Hegel che il cattolicesimo vero, il protestantesimo vero, si devono riconciliare pur mantenendo le loro differenze in quello che è la vera modernità. In quello che è la vera modernità. Questo vuol dire che devo finire. Sì. Credo che siano le... si deve dire una... Benissimo. Bene. Bene. Dunque, non c'è più tempo per fare riferimento a Freud, ma voi potrete capire. Dica una parola su Freud. Dico una parola su Freud. No. Dico qualcosa su Freud non soltanto perché ha configurato evidentemente la situazione della vita moderna, come tutti sappiamo, ma anche perché è entrato nella Chiesa Cattolica Freud, perché tutti vanno dallo psicologo, tutti i religiosi, i preti, i seminaristi, nelle parrocchie, io conosco parrocchie dove c'è il centro psicologico, dunque con gli psicologi, e poi il confessore o il sacerdote non fa più direzione spirituale, li manda dallo psicologo, spesse volte è lo psicologo freudiano. Ma leggiamo Freud, Totem et Tabù, che è la sua spiegazione fondamentale della religione e dunque della vita umana, perché questi autori della modernità come Hegel e Freud, quelli che vanno più in profondità e capiscono bene che quello che muove gli uomini è la religione. Nel mito cristiano, dice Freud, il peccato originale deriva incontestabilmente da un'offesa commessa nei confronti di Dio Padre. Bene, se il Cristo ha liberato gli uomini dal peso del peccato originale, col sacrificio della propria vita, noi dobbiamo concludere che questo peccato consistesse in un'uccisione. Secondo la legge del talione, profondamente radicata nello spirito umano, un'uccisione può essere espiata solo col sacrificio di un'altra vita. Il sacrificio di se stesso significa l'espiazione per un atto omicida. E quando questo sacrificio della propria vita deve portare alla riconciliazione col Dio Padre, il crimine da espiare non può essere che l'uccisione del Padre. Così, nella dottrina cristiana, l'umanità confessa francamente l'azione delittuosa primeva, poiché solo nel sacrificio di quest'unico figlio ha trovato piena espiazione. La riconciliazione col Padre è tanto più completa in quanto contemporaneamente al sacrificio si proclama la rinuncia alla donna, che è stata la causa della ribellione contro il Padre. Ma a questo punto si manifesta ancora una volta la fatalità psicologica dell'ambivalenza. Nello stesso atto con
Nello stesso tempo e con lo stesso atto, il Figlio che offre al Padre l'espiazione più piena realizza i suoi desideri contro il Padre. Diviene egli Dio accanto al Padre, o meglio, al posto del Padre. La religione del Figlio si sostituisce alla religione del Padre. Questo vuol dire, tenendo conto dell'ispirazione nietzscheana di Freud, che Cristo è il superuomo. Cristo è il superuomo perché è l'uomo. È l'uomo che si è messo lui al posto di Dio. Dunque lui ha ucciso Dio, Cristo ha ucciso il Padre. La religione del Figlio è il cristianesimo che ha superato la religione del Padre, che è l'ebraismo. Dunque adesso l'uomo è il centro, l'uomo è Dio. E l'uomo è fiero del suo divenire uomo che si realizza nel peccato originale. Freud parla esplicitamente di questo peccato originale come quello di cui l'umanità dovrebbe essere fiera. La morte di Cristo in croce è la celebrazione del peccato originale, perché è l'uomo che dimostra il suo cuore per il quale diventa uomo, cioè l'odio del Padre. L'uomo è uomo perché elimina, perché uccide il Padre. Dunque la psicoanalisi non è altro che una specie di applicazione quasi sacramentale di questo principio fondamentale che costituisce il cuore dell'umanità e che non è altro che, come dice lo stesso Freud, l'ambiguità. Questo vuol dire che quando io amo, in fondo sto odiando allo stesso tempo che amo. Ma questo muove tutta l'umanità, anzi è la fonte della razionalità, perché la razionalità non è altro che l'organizzazione di questi sentimenti o la razionalizzazione o la sublimazione di questi sentimenti. Anzi, tutta la civiltà moderna si costituisce come un'elaborazione sottile di questo sentimento per santificarsi e identificarsi con lui. Così seguendo attraverso le varie epoche successive l'identità del banchetto totemico con il sacrificio animale, con il sacrificio umano teantropico e con l'Eucaristia cristiana, in tutte queste solennità si ritrovano le conseguenze del crimine che in modo tanto opprimente pesava sugli uomini, ma che pure avrebbero dovuto esserne fieri. Ma la comunione cristiana è in fondo una nuova soppressione del Padre, una ripetizione dell'atto che richiede espiazione. Dunque l'Eucaristia è il sacramento dell'umanità, cioè è il sacramento dell'umanità che elimina Dio, dell'umanità che si autocostituisce come umanità e che poi si pensa come umanità. Grazie. Grazie professor Anderegen per questa ricognizione veramente profonda e lucida delle radici filosofiche di questa crisi culturale che investe tutte le dimensioni della modernità, del singolo, della famiglia, della società. Abbiamo visto come tanta confusione che purtroppo vige anche in alcuni ambienti cattolici ha una precisa radice nell'hegelismo. Abbiamo visto come tanti drammi che si consumano all'interno delle famiglie, l'eclissi del padre, il femminismo, l'omosessualità, questo
questi complessi edifici che vengono poi fomentati anche da psicologi malintenzionati che scatenano i figli contro i padri, proprio per questa sorta di liberazione che deve prodursi in essi, si spiega proprio con l'aver esaltato le teorie di questi falsi profeti, di questi dottori della menzogna, Freud e i suoi seguaci. Grazie professore, credo che le sue suggestioni, i suoi insegnamenti veramente produrranno una profonda riflessione in tutti noi.